Amalda esercizio 23, pagina 998. Circuito RC con una batteria. Al centro una spira circolare. Durante la fase di scarica del circuito RC si genera una corrente indotta nella spira. Determinare l'espressione della FEM indotta. I è la corrente variabile che circola nel circuito RC in fase di scarica e B l'induzione magnetica generata dal circuito. Determina direzione e verso del campo B indotto e il verso della corrente indotta. Questa è la situazione sperimentale, il circuito RC con l'interruttore che in fase di scarica sta in questa posizione, in fase di caricamento invece sta in quest'altra posizione, in modo che la batteria possa caricare il condensatore. Quando poi il generatore viene escluso dal circuito, spostando l'interruttore in alto, il condensatore diventa generatore e fa scorrere la corrente elettrica in senso antiorario, scaricandosi progressivamente. Questa corrente elettrica non è costante, ma ha uno smorzamento esponenziale. È massima all'inizio, nel momento in cui l'interruttore viene chiuso su questa maglia superiore, e poi cala esponenzialmente questa corrente che scorre nel circuito, IC, con una costante tempo che sappiamo essere RC, corrispondente a quell'istante in cui la corrente elettrica è scesa al valore 1 su E rispetto al valore della corrente iniziale. Questa corrente elettrica io l'ho chiamata IC anziché I minuscola di T, perché I minuscola si può confondere il puntino della I con il puntino della derivata temporale. Questa corrente del circuito variabile decrescente genera un campo B rivolto verso l'alto all'interno del circuito RC. Questo campo B attraversa la spira, che noi come sempre orientiamo positivamente in senso antiorario, quindi il vettore superficie della spira è rivolto in alto, come il campo B. Perciò questo flusso che fa il campo B attraverso la spira si calcola semplicemente come B per S, essendo zero l'angolo fra i vettori B e S. Qui ci ho messo l'indice T per indicare che si tratta di un flusso variabile, infatti il campo B diminuisce progressivamente intanto che diminuisce la corrente elettrica, IC. Il campo B diminuisce di intensità in modo proporzionale alla corrente, perché sappiamo che la corrente elettrica genera il campo B con una relazione di causa-effetto di proporzionalità diretta. La costante di proporzionalità il libro la chiama K, ma in realtà andrebbe chiamata L, cioè il coefficiente di autoinduzione o induttanza. Dunque questo campo B si spegne esponenzialmente come fa la corrente. Infatti in questa figura si vede che le linee del campo B colorate in rosso sono minori, cioè in numero minore, rispetto alla situazione iniziale. Dunque questo flusso magnetico attraverso la spira diminuisce perché cala di intensità il campo B. Allora la spira fa girare una corrente che ho chiamato I in senso antiorario per cercare di ripristinare quelle linee del campo B che vengono a mancare e cerca di farlo generando appunto il suo campo B indotto, colorato in verde. La corrente circola nella spira perché nasce un campo elettromotore indotto dalle linee circolari. La circuitazione di questo campo elettromotore indotto da farsi sulla spira corrisponde alla FEM, anche lei variabile nel tempo, che si calcola secondo la legge di Faraday, Neumann, Harry Lenz, come meno la rapidità di variazione nel tempo del flusso di B. Quindi andiamo a calcolare il flusso del campo B, S è l'area della spira e vale pi greco r alla seconda, l'area del cerchio. Il campo B abbiamo detto prima che è proporzionale alla corrente che scorre nel circuito RC, quindi L, coefficiente di autoinduzione per IC. Deriviamo questo flusso magnetico, L e S rimangono costanti. Quindi abbiamo la derivata di questa funzione esponenziale della corrente che diminuisce. Questa derivata, la derivata di questa funzione, eccola qua. Andiamo a sostituire l'espressione della derivata del flusso magnetico in questa formula di Faraday, Neumann, Harry Lenz. Cambiamo il segno, sparisce questo segno meno e quindi abbiamo la FEM indotta nella spira. Giustamente di segno positivo perché questa FEM, circuitazione del campo elettrico, è positiva perché il campo elettrico è disposto lungo linee in senso antiorario, cioè il verso positivo che abbiamo scelto per la spira. Basta sostituire la costante tempo tau con RC, l'area della spira con pi greco r alla seconda e abbiamo
l'espressione della FEM, questa qua sotto. Abbiamo così risposto a tutte le domande.